Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e benvenuti in un nuovo Raccomandazioni Letterarie. È da un bel po' che non faccio un video del genere, quindi sono davvero contenta di potervi riproporre di nuovo questa tipologia, perché comunque penso che sia una delle più interessanti da seguire, perché proprio entriamo nel vivo dei romanzi. In particolare oggi vorrei consigliarvi una graphic novel e un libro, quindi questo video non sarà particolarmente pregno di titoli, però i due che ho scelto secondo me sono molto molto validi e non vedo l'ora di parlarvene. Ma ora basta cincischiare e iniziamo subito. Dunque, partiamo dalla graphic novel che avete già visto nello scorso wrap-up, che è L'uomo montagna di Séverin Gautier e Amélie Fléchet. Questo è un titolo davvero dolcissimo, sia per quanto riguarda la storia, ma anche e soprattutto per i bellissimi disegni. I disegni sono di una delicatezza veramente pazzesca, hanno dei colori molto tenui, pastello, veramente bellissimi che secondo me si adattano perfettamente alla storia. Diciamo che questa graphic novel è il perfetto esempio di tutto quello che io cerco in una graphic novel, almeno per quanto riguarda l'aspetto grafico legato alla storia in sé. E adesso vi spiego un attimo meglio. Se c'è una cosa che io adoro per quanto riguarda le graphic novel, è trovare una storia che si fonda bene con lo stile del disegno scelto dall'autore. È che le graphic novel devono avere quella marcia in più, perché se in un romanzo hai la possibilità di descrivere a pieno la scena, i personaggi, l'ambientazione e tutto, nelle graphic novel devono entrare in gioco i disegni e molto spesso i disegni devono essere in grado di parlare al lettore senza avere necessariamente bisogno delle nuvolette di pensiero. Perciò per me è molto importante che nelle graphic novel ci sia questa espressività dei disegni, questo riuscire a comunicare quello che si vuol dire senza essere troppo palesi, ma proprio dipingendolo nel disegno stesso. E secondo me in questa graphic novel tutto questo c'è ed è fatto veramente molto bene. Ma passiamo ad illustrare un pochino di che cosa parla questa graphic novel. Dunque, è la storia di questo bimbo e di suo nonno. Insieme hanno viaggiato per il mondo, ma il nonno ormai è arrivato a un punto nel quale non può più procedere da solo. Non riesce più perché durante i suoi viaggi gli sono cresciute delle montagne pesantissime sulle spalle e quindi il peso di esse non gli permette più di muoversi, senza un aiuto. Perciò il nipotino parte per questo lungo viaggio, per andare a chiamare il vento in aiuto, in modo tale che possa accompagnare il nonno nel suo ultimo tragitto. Questa è una storia dalle basi molto molto semplici, senza troppe pretese. Il racconto del viaggio, del primo viaggio da solo di questo piccolo bimbo che esplora cose che non aveva mai visto, posti che non aveva mai visitato e tutto questo facendolo senza nessuno al suo fianco. Poi ovviamente durante il suo percorso incontrerà tanti abitanti della foresta che gli offriranno un aiuto, però comunque il suo è un viaggio che compie da solo, un viaggio che è anche un percorso di formazione ed è qualcosa di veramente molto dolce, ma anche tanto profondo. Vi mostro qualche tavola mentre continuo a parlarvene. La delicatezza dei disegni è qualcosa di veramente spettacolare. Io non penso di aver mai visto delle linee così morbide e dei colori così belli, dolci. Questa è una graphic novel che ha una morbidezza dell'insieme che è veramente fenomenale. Però questo non deve ingannarvi, perché comunque questa è una storia molto molto profonda, come vi ho già detto, ricca di contenuto, perché parla per l'appunto della riscoperta di se stesso, di questo piccolo bimbo, del suo primo viaggio che lo porterà a raggiungere delle vette che non pensava di essere in grado di raggiungere da solo. È un titolo che non si risparmia e che secondo me potrebbe appassionare tantissimo sia i più grandi e anche i più piccini. Quindi è qualcosa che secondo me potrebbe davvero piacere a tutti nella sua anche semplicità, perché comunque si parla di argomenti e cose che affrontiamo bene o male tutti i giorni, di paure che un po' tutti abbiamo, quindi è qualcosa nel quale tutti potremmo rispecchiarci almeno un pochino. Perciò è una graphic novel che, non lo so, penso che rimarrà sempre con me. E ora passiamo al libro e restiamo sempre in ambito francese perché vi parlo di Un homme qui dort di Georges Perec.
Però non temete, nonostante questo libro sia in francese, io l'abbia letto in francese, esiste anche la traduzione in italiano e si chiama L'uomo che dorme. Ad ogni modo, insieme all'uomo montagna, questo titolo sarà linkato giù nell'info box, come sempre, per, insomma, per riportarvi ad Amazon le cose che interessate a dargli un'occhiata in più o ad acquistarlo. E nel caso vogliate acquistarlo, io vi inviterei ad usare i miei link da affiliata, perché lo sapete, ormai sono affiliata da un pochino ad Amazon, perciò se usate i link specifici che vi metto giù nell'info box sotto ogni mio video o quello generico, a me arriva una piccola commissione dal sito. Sarebbe un piccolo aiuto in più per aiutarmi a, diciamo, alimentare il canale, quindi nel caso vi andasse di farlo sarebbe una cosa che apprezzerei veramente tantissimo. Tornando all'uomo che dorme, dovete sapere che questo è un bellissimo esempio di romanzo francese del Novecento, perché la Francia nel Novecento è stata testimone di un sacco di alternanze di correnti letterarie, e la particolarità di Georges Perec come autore è che lui ha partecipato a due di questi movimenti. L'Oulipo, che per il momento non ci interessa perché non è proprio coerente con questo romanzo in particolare, e il Nouveau Roman. L'Oulipo, nonostante non ci interessi, descrive secondo me molto bene comunque la personalità di Perec. Era un gruppo di scrittori e matematici francesi che si erano riuniti alla ricerca di una letteratura potenziale, quindi di schemi e tecniche narrative innovative, per cercare qualcosa che potesse rendere la letteratura qualcosa di sempre in movimento, sempre più affascinante e insomma più poliedrica. E uno di questi esempi potrebbe essere l'ipogramma, quindi la costruzione di un romanzo senza una determinata lettera, che poteva essere una vocale o una consonante, quindi comunque capite, qualcosa di molto 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 particolare. Mentre il Nouveau Roman, che per quanto riguarda questo romanzo ci interessa in particolare perché è un bellissimo esempio di ciò che è questa corrente letteraria, è un qualcosa che io ho sempre trovato estremamente bizzarro, perché non mi era mai capitato davanti agli occhi qualcosa del genere, quindi forse è proprio per questo che io trovo quest'opera in particolare molto 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 interessante. Il Nouveau Roman è una corrente letteraria che vede il sovrapporsi della descrizione sulla narrazione, perché la descrizione diventa il punto focale del romanzo, e quindi moltissimi nouveaux romanciers scrivevano questi libri dove l'oggetto era in realtà il vero protagonista, quindi queste descrizioni da varie angolature dello stesso oggetto. I nouveaux romans sono anche romanzi dove il protagonista diventa estremamente anonimo, dove il metodo narrativo e l'occhio che si utilizza per raccontare la propria storia, che in realtà è più una descrizione, come vi ho già detto, è un occhio molto oggettivo. Infatti, per l'appunto, il modo di approcciarsi a questi romanzi veniva definito œil caméra, quindi occhio camera, quindi proprio osservare il mondo come e descriverlo come se lo si stesse guardando attraverso un obiettivo, quindi in maniera estremamente oggettiva. E sono anche dei romanzi questi dove il tempo si perde, perché sono romanzi molto episodici, dove i vari frammenti del racconto non seguono una linea temporale ben definita, quindi potete capire che è un modo di fare letteratura molto 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 particolare, che onestamente non avevo mai visto prima, perché sono sempre stata abituata al tipo di romanzi dove la narrazione aveva una certa predominanza sulla descrizione. Questa è solo una delle tante cose che hanno alimentato la mia curiosità nei confronti di questo romanzo, perché non mi era mai capitato di leggere qualcosa di simile, e quindi questo è un libro che mi ha messo in gioco, è un libro che mi ha sfidato, è un libro che dal punto di vista critico mi ha aperto gli occhi sotto tantissimi punti di vista, perché non potendomi perdere nella storia, no? Non potendo lasciare che la storia mi distraesse, dovevo per forza concentrarmi su tutto il resto, sul metodo narrativo, sugli schemi che ha utilizzato Georges Perec, su il modo molto particolare, molto bizzarro, perché io non l'avevo mai incontrato prima, di descrivere quello che stava descrivendo. Questa è la storia di un ragazzo di 25 anni che piano piano si chiude al resto del mondo. È un ragazzo che si rifugia nel suo piccolo appartamentino nel centro di Parigi, che diventa un po' come un nido ma anche come una prigione, perché lui non vuole lasciare che la realtà lo sfiori, vorrebbe cercare di fare dell'indifferenza al suo modo di vivere,
perché lui proprio non vuole provare più niente, non vuole contatti con il mondo esterno, con le persone, e vuole semplicemente perdersi nel flusso dei suoi pensieri e in ciò che gli è tanto familiare, ovvero l'ambiente che è diventato casa sua, suo nido e anche sua prigione. Questo è un libro che non si concentra tanto sul personaggio in sé, ma sul suo percorso alla ricerca di un'indifferenza totale e all'ambiente che lo circonda. Quindi ci sono moltissime descrizioni della sua stanza, vista da angolature diverse, vista nella sua grande staticità, perché questa stanza non cambia nel corso del romanzo, ma diventa sempre qualcosa di più fermo, di statico, di polveroso, così anche come il cuore del personaggio. Questo è un romanzo che parla della paura di vivere, della ricerca quasi esasperata di un'indifferenza che possa fare da guscio. E il protagonista in questo romanzo principalmente fa due cose. La prima è dormire, la seconda è passeggiare. E l'atto del dormire è molto molto importante nel corso della storia, infatti ha dato anche il titolo al romanzo, perché è un'azione che permette al protagonista di costruirsi una corazza che lo renda quasi immune alle sofferenze, alla realtà, una qualsiasi pressione esterna, mentre il passeggiare crea un contrasto molto interessante tra la stanza del protagonista, quindi la staticità di quello che gli è familiare, alla città, a ciò che è uno spazio aperto, uno spazio molteplice che cambia continuamente e che è anche uno spazio di grandi possibilità al quale il protagonista sta gradualmente rinunciando. E a me personalmente questo contrasto ha affascinato molto, come per quanto mi riguarda almeno tutto il resto del romanzo, perché come vi ho già detto è qualcosa di estremamente diverso rispetto a tutto quello al quale mi sono approcciata in precedenza ed è qualcosa che mi ha permesso di analizzare il contenuto nel profondo, di farmi domande, di riflettere e di prendere questo romanzo in realtà come vero e proprio oggetto di studio, che era una cosa che personalmente non mi era mai capitata prima e quindi mi ha aperto anche molto gli occhi, mi ha avvicinato ancora di più alla lettura critica. Perciò io mi sento di consigliarvelo, perché è un romanzo che come persona e come lettrice mi ha fatto crescere veramente tantissimo, perciò penso che possa essere un'esperienza che potrebbe anche interessare ad altri ed è un'esperienza che personalmente vi consiglio tantissimo. Bene, dunque, il video finisce qui, io vi ho parlato di quello di cui vi dovevo parlare, spero davvero di avervi, di avervi interessato, che questo video sia stato piacevole e di avervi anche incuriosito, quindi nel caso qualcuno di voi volesse leggere questi romanzi, mi raccomando, fatemelo sapere e soprattutto nel caso li leggete davvero, poi voglio sapere assolutamente le vostre opinioni. Mentre nel caso qualcuno di voi li avesse già letti, mi raccomando, scrivetemi nei commenti, perché per me il confronto con voi è qualcosa di bellissimo ed uno dei motivi per i quali ho aperto il canale. E niente, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!